Ciao a tutti, bentornati in un nuovo video Svuota la spesa Conad. Ok, vi faccio vedere che cosa ho comprato oggi, sempre piccole, diciamo, spesucce. Ho speso 40 euro e ho preso, sottofondo sentite parlare, c'è la bimba che sta giocando, ho preso in offerta a 79 questo yogurt che io non ho mai provato. Questo è senza lattosio, ma soprattutto quello che mi piace che è more e mirtilli. Quindi veramente ne ho presi due subito a scatola chiusa perché è un gusto che i mirtilli si trova sempre in tutti, ma le more è difficile trovare il gusto mora, quindi approvato sicuramente. Sono quelli senza lattosio, però infatti questi sono per me. La marca è questa qua, non so se. Comunque, al di là del senza lattosio, se uno vuole uno yogurt e gli piace il gusto, anche se senza lattosio, cosa fa? Sottilette, questa in offerta mi sembra 89,99 centesimi. Poi 89 centesimi. Ho preso anch'io i corsini come ha preso Carmen, questi qua del Conad integrali. Questi sono quelli fatti, diciamo, a barchetta, che fa anche l'amorino bianco. Poi. Beh, meglio che mi tolgo la passata di pomodoro prima che cade. In offerta c'era la Verace, questa qua della Cirio, questa era 69 se non sbaglio. Ne ho prese due perché tanto una finirà già nel ragù, quindi l'altra poi va in dispensa. Poi cereali, questi sono buonissimi, sono molto simili ai Vitalis e questi costano però meno, sono 200, sì, 2 euro per 375 grammi. Ci sono anche al cioccolato, ci sono anche senza niente, solo fiocchi. Poi zucchine, poi domani andrò anche a frutta e verdura, quindi questo è, diciamo, quello che non trovo a frutta e verdura perché trovo quelle chiare, ma per fare grigliate sono meglio queste, ovviamente. Poi patate, queste andranno a far parte di adesso polpettine, sformatini, queste cose qua. Poi altro senza lattosio, ho preso questo qua del Conad alla fragola, questo 72 centesimi. 1,09 euro le olive già tagliate a rondelle, queste le utilizzo per la pizza principalmente, ma adesso anche per l'insalata di riso. Poi ho preso le uova, perché me ne sono rimaste solo due. Quindi queste sono 10 uova, 1,89 euro. Pasta sfoglia 99 centesimi, quella che ho in frigo finirà stasera come cena con ricotta e spinaci, quindi un'altra l'ho ripresa perché comunque tendenzialmente una la tengo sempre in frigo perché almeno una volta a settimana con una pasta sfoglia qualcosa ci faccio, quindi l'ho reintegrata visto che sono andata a fare la spesa. Mozzarella di bufala, questa penso che farà parte della mia pizza con le verdure, adesso poi vedo, o la mangio così o la metto sulla pizza. Fiocchi di latte solo uno perché sono carissimi, lì non ci sono altre cose più economiche. Questi 1,05 euro, no, forse addirittura 1,08 euro. E questi sono dell'ex Fisa con lo yogurt. C'era un mio capello. Poi gelatini alla bimba, che gli è rimasto solo un cornetto. Sto giro avevo preso l'ultima volta amarena, questo giro panna e cioccolato. Ora vanno molto più volentieri perché quando torno alla scuola c'è caldissimo, quindi voglio qualcosa di fresco. Giustamente, in offerta c'erano questa linea qua della Snello Rovagnati. Io ho preso a 1 euro, forse 39 o 49. Il prosciutto cotto con le erbe aromatiche, buonissimo questo. Questo è sfizioso anche appunto da mangiare così in piatto come piatto freddo. E a 1,49 il crudo senza, cioè senza grassi, diciamo quello senza la parte, diciamo, bianca. Poi in offerta c'erano altri yogurt, questi qua della Müller. Questi erano al 50%, quindi sono 8 vasetti. Solitamente ho visto che costavano più di 3 euro e io l'ho pagati sì, 1,50 euro, una cosa del genere. Ora era a capire se riuscivo a trovare il prezzo, ma non lo trovo. Più che altro perché ci sono poi tutte le percentuali, insomma. Allora. Prosciutto cotto comunque lo Snello era in offerta al 50% anche quello, infatti da 3 euro 1,50 euro l'ho pagato. Quindi insomma ci sono queste volantine, tra l'altro partiva oggi. Poi, questo appunto lo mangia principalmente il marito, può essere anche a me, che
finisco lo yogurt, lo posso mangiare anch'io. Diciamo, io vado sul senza lattosio principalmente per digestione, però ecco, se un giorno mangio questo, in teoria non mi succede niente. Poi il prosciuttino cotto, che ormai quello dell'euro spin ovviamente è finito. Questo qua mix per appunto le torte salate, le polpettine. Poi appunto voglio fare il ragù perché non ne ho assolutamente più, la bimba gli piace molto, quindi giusto la quantità da 400 grammi basta e avanza, sono 2,36 euro, ci faccio diverse volte, anche se questo giro probabilmente se faccio la lasagna ci farò solo, cioè poi lo finirò tutto, però insomma vediamo un po'. Allora, poi le salsicce, queste qua le ho pensate appunto per mettere un po' nel ragù. E eventualmente anche poi su una nella torta salata di cotte spinaci per cambiare un po', adesso vedo. La ricotta io non l'ho mai provata, però visto che costava poco comunque rispetto alle altre, cioè nel senso aveva lo stesso prezzo, e quindi proverò questa dentro la torta salata. Dicono che è molto molto buona questa, quindi sono curiosa. Questo 80 centesimi, 89 dentifricio, lievito di birra fresco. Erano in offerta, quindi li ho presi per quello, perché solitamente sono un po' carucci, erano 1,10 euro qualcosa, insomma forse meno. Questi qua appunto però con le erbette, appunto perché adesso questi piatti freschi fanno comodo, un crostino, un po' di Philadelphia aromatico, ci sta, dai, diciamo così. Poi siamo Wizz la fine, ho ripreso la salsina questa allo yogurt perché era in offerta 89 centesimi, quindi anche qua prezzo buonissimo. E infine queste qua, che appunto io ci faccio la pasta al marito con tonno piccante, noci e mascarpone. Quando avanza quello della pizza, nella settimana lo consumo per la pasta. Questa era la spesuccia Conad. Io niente, adesso chiudo il video, faccio subito la torta salata, ricotta e spinaci. Ci mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao ciao!